Ciao ragazzi, la notizia che sto per darvi è davvero toccante. Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello a causa di un grave lutto. Sì, avete capito bene, è stato colpito da una perdita molto dolorosa. Lui stesso ha deciso di condividere la triste notizia con i suoi follower su Instagram, rompendo così il silenzio e ricevendo un sostegno immenso da parte di tutti. Le parole che Marco ha scelto per annunciare la sua uscita dal Grande Fratello sono davvero commoventi. È stato richiamato dagli autori del programma per questo lutto e ha immediatamente abbandonato la casa. È ancora incerto se tornerà nelle prossime ore, ma una cosa è certa: i suoi fan sono tutti al suo fianco in questo momento così difficile. Inizialmente si erano fatte molte ipotesi sull'abbandono temporaneo di Marco Maddaloni, ma la verità è stata ancora più struggente di quanto ci aspettassimo. Questo lutto gli ha procurato un dolore indicibile, come si evince dai suoi post sui social. Ha persino condiviso una foto insieme a quella persona che purtroppo non c'è più. Purtroppo, si è scoperto che il suocero di Marco Maddaloni, ovvero il padre di sua moglie Romina Giamminelli, è deceduto. In un toccante post su Instagram, Marco ha voluto ricordare l'uomo che considerava come un secondo padre. Ha scritto: "Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me. Mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua." Marco ha concluso il suo post con parole di affetto e nostalgia. "Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po' tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace, Oh Mario." Anche la produzione del Grande Fratello ha voluto esprimere il suo sostegno. La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore. In momenti come questo, è importante mostrare solidarietà e vicinanza a chi sta soffrendo. Marco Maddaloni ha bisogno del nostro sostegno. Quindi facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto in questo momento così difficile per lui. Resta forte, Marco. La tua forza e il tuo coraggio sono un esempio per tutti noi.